8 settembre 1945. L'esercito americano inizia l'occupazione della parte meridionale della Corea. Come concordato alla conferenza del Cairo del 1943 e poi a Yalta, il mese precedente i sovietici avevano occupato la parte settentrionale del paese in attesa di una soluzione definitiva che garantisse al paese un regime democratico e indipendente. Ma apparve presto chiaro che i russi non avevano intenzione di accettare che si svolgessero elezioni democratiche. La divisione della Corea in un nord comunista e un sud filo-americano rimase quindi anche dopo il ritiro dei due eserciti di occupazione. Nel 1950 il nord di Kim Il-sung tenta l'invasione della parte meridionale e gli Stati Uniti accorrono in aiuto della Corea del Sud. Inizia una guerra di 3 anni che servirà solo a confermare la spaccatura del paese che permane ancora oggi.